Presso Porta San Gennaro, a Napoli, non lontano dal Decumano Superiore, Maria Lorenza Requesens Longo, nel 1522, fonda, anche grazie al sostegno di amici potenti, l'ospedale Santa Maria del Popolo degli Incurabili. La storia racconta che Maria Longo, affetta fin dalla giovinezza da una grave forma di artrite reumatoide, si recò in pellegrinaggio al santuario della Santa Casa di Loreto per chiedere la grazia della guarigione. Guarita, fece voto di dedicare il resto della sua vita alla cura degli infermi ed entrò nel terzo ordine secolare di San Francesco col nome di Maria Lorenza. Il complesso comprendeva originariamente la chiesa di Santa Maria del Popolo, la chiesa di Santa Maria dei Bianchi e lo storico ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Col tempo ingloberà anche la chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli con l'omonimo chiostro, il complesso di Santa Maria della Consolazione e la chiesa di Santa Maria di Gerusalemme con il chiostro delle 33. Queste strutture rappresentano un'importante testimonianza del Rinascimento napoletano. Dall'ampio cortile si accede anche alla storica farmacia degli Incurabili. Il busto di Maria Lorenza Longo sembra quasi essere protetto dall'abbraccio della scalinata realizzata da Domenico Antonio Vaccaro. La farmacia è un autentico gioiello del Settecento, realizzata da Bartolomeo Vecchione e Antonio Vaccaro. Nasce dalla ristrutturazione dell'antica spezieria del 1500, finanziata con il lascito di Antonio Maggiocca, uno dei reggenti dell'ospedale. È arredata con uno stiglio in radica di noce, con mensole su cui sono posti 400 vasi policromi. I colori si possono notare anche nel pavimento di cotto maiolicato del 1750 dei fratelli Massa. Il dipinto al soffitto è di Pietro Bardellino. Sulle scale, antistanti quello che un tempo fu il rifugio delle 33 o delle pentite di Maria Lorenza Longo, c'è il pozzo, dove venivano portati i malati di mente più esagitati e costretti a scavare perché si riteneva che la fatica fisica contribuisse a calmarli. Nel monastero di Santa Maria di Gerusalemme operavano Maria Lorenza Longo e alcune consorelle, guarite dalla sifilide presso l'ospedale. Per questo il monastero era detto delle pentite o delle 33. Di Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli. Sebbene oggi in stato di indicibile degrado, è stata più volte definita come museo della scultura napoletana nel Cinquecento. Durante la seconda metà del Settecento fu attivo centro della massoneria napoletana, guidata dall'eremita Serafino Pitone. Sebbene soggetta a numerosi furti negli ultimi decenni, conserva ancora un notevole apparato decorativo, con opere di Antonio Vaccaro, Girolamo D'Auria, Giovanni Danola, Beniaschi e Lorenzo Vaccaro. Nel 1809 passò alla gestione del complesso degli Incurabili. Anche il chiostro, come la chiesa, soffre per l'incuria, opera degli eremitani Girolamini o Pisani che vi rimasero fino al 1799.
Questo monumentale chiostro di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli è formato da arcate su pilastri di piperno. Le volte a crociera portano decori floreali, mentre nelle lunette sono affrescati episodi della vita di Sant'Onofrio. È anche detto chiostro della maternità, perché secondo i dettami di Maria Lorenza Longo dovevano essere accolte tutte le donne in difficoltà. Costeggiando il muro conventuale, in Nico San Gaudiolo troviamo il vecchio ingresso del Collegio Medico Cirurgico. La scuola nacque durante il regno Murat per avere buoni medici, chirurgi e farmacisti con accesso diretto all'ospedale incurabili. Il collegio fu soppresso nel 1871 dal governo italiano senza una valida motivazione. Di fronte all'ingresso dell'antico collegio medico di Vico San Gaudioso si accede al chiostro del complesso conventuale di Santa Maria Regina Coeli. La realizzazione delle strutture fu affidata a Vincenzo della Monica, Francesco di Palma e Antonio Picchiazzi. Nel chiostro, oltre alla fontana del XVI secolo, si possono ammirare i busti di San Vincenzo de Paoli e Santa Giovanna Antida Turé. Dal 1812 le suore della carità di Santa Giovanna Antida Turé curano il complesso. Le decorazioni della chiesa risalgono alla seconda metà del XVIII secolo. Di notevole effetto il soffitto ligneo, che racchiude tre tele di stanzione. Tra i finestroni, tele di Giordano, Spadaro e Bignaschi. Gli affreschi sono del Bardellino e di Lorenzo Vaccaro. La facciata cinquecentesca è caratterizzata da pilastri che sorreggono tre arcate finemente affrescate dal pittore fiammingo Louis Prouat. E sopra la via Pisanelli troneggia il campanile ottagonale.